Bene, io ho l'onore di iniziare, mi presento, sono Valeria Ferioli, sono della Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano del CAI, che da diversi anni promuove questo progetto, poi avremo modo di conoscerlo meglio. La mia presentazione del progetto la sposto all'inizio del pomeriggio, prima dei lavori. I lavori saranno un po' il cuore della giornata, perché sarà il momento in cui ci si metterà assieme. La mattina è la presentazione, cioè ci conosciamo, sappiamo quali sono le ricchezze. Il pomeriggio ci si mette ai tavoli e si lavora, perché noi siamo qua per lavorare. Dicevo, come Commissione Tutela Ambiente Montano abbiamo avuto il piacere di avere i contatti con il Parco Nazionale del Pollino, che in maniera diciamo entusiastica e anche ha apprezzato, oltre ad aderire al progetto, di ospitarci per questo meeting tecnico di lavoro. Non è un convegno, ripeto, quindi non è, le persone che sono qua presenti sono portatori di interessi legati alla biodiversità mediterranea montana. Quindi siamo qua come persone che sono del settore e che hanno un interesse affinché queste tematiche siano portate avanti. Quindi io ringrazio per la fiducia, perché diciamo che la conoscenza, diciamo, all'interno dei partner e anche del CAI, della TAM, forse non è per tutti così, quindi non si sa esattamente a che cosa si viene a fare, cosa si farà, le aspettative. Quindi ringrazio molto il Parco Nazionale del Pollino e il gruppo regionale della Calabria, che ha supportato in maniera consistente, diciamo, tutta l'organizzazione dell'evento. Quindi ringrazio Ezia Di Sanzo, Maria Rosaria D'Atri e Marco Brunetti, referente per il progetto Medimont per la Calabria. Quindi io diciamo, vi lascio un po' la curiosità forse di capire meglio il progetto, perché sono sicura che molti di voi sono curiosi di capire molto meglio di che cosa si tratta, però penso che vada bene spostare l'intervento al pomeriggio, perché in realtà poi ci andremo a lavorare. E, come Commissione TAM abbiamo per noi questa giornata, questo incontro di questo weekend è particolarmente importante, perché è legato proprio alla giornata del 22 maggio, giornata mondiale della biodiversità, proclamata proprio anche in onore alla convenzione del 92, diciamo proclamata il 22 maggio sulla biodiversità a Rio. Ben arrivati. Per cui questa vicinanza anche delle due date è per noi un reale motivo, diciamo, di vicinanza, di sentimento. Lascio la parola a Maria Rosaria perché così può introdurci. Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo arrivati a questo importante appuntamento dopo un anno, diciamo, di lavoro dalla mia elezione a presidente del gruppo regionale del CAI Calabria. E sono molto soddisfatta, già l'ho detto ieri, di questo risultato, perché questo progetto che sembrava un po' sopito ha visto, diciamo, suscitato un rinnovato interesse con una partecipazione numerosa, soprattutto da parte dei parchi calabresi e dei comuni calabresi. Ma vedo che c'è molto interesse anche dagli altri gruppi regionali e dagli altri parchi nazionali partner del progetto. Un saluto ovviamente anche a nome del direttivo del gruppo regionale, e vi porto i saluti dei due consiglieri centrali dell'area centro, meridione e isole, Mario Vaccarella ed Eugenio Di Marzio, che mi hanno fatto pervenire tramite email gli auguri di buon lavoro per questo importante meeting. Niente, non voglio togliere spazio agli interventi, dato che già siamo un attimino
in ritardo e partiamo subito con gli interventi, introducendo ovviamente i saluti e i ringraziamenti sono d'obbligo al Parco Nazionale del Pollino che per primo è stato fautore di questo incontro, che ha creduto nella valenza di questo progetto e che in Calabria si è fatto promotore di questo bellissimo meeting di questi tre giorni. E passo la parola a Ezia Di Sanzo per il Parco Nazionale del Pollino.